La voce del tuo castello. Notizie e informazioni dal territorio. Oh che bel castello! Su Radio Web in Volo. Bentornati su Radio Web in Volo. E bentornato a Roberto Ercolani. Di questa puntata di Oh che bel castello, il nostro format dedicato appunto alle iniziative delle giunte di castello, in questo caso appunto anche con noi Roberto Ercolani, portavoce della consulta delle giunte di castello appunto di San Marino, e siamo qui per parlare appunto dell'iniziativa appunto di realizzare una nuova associazione Voci Volontari Civici nei Castelli. Oggi c'ho tanto di gobbo davanti, proprio, ecco. Che appunto questa iniziativa, che è volta appunto a creare, diciamo, un collettivo di cittadinanza per diciamo, portare avanti iniziative, diciamo, di iniziativa popolare in qualche modo. Questo lo dico anche perché c'è stato, credo, il 13 marzo un incontro presso la sala Giocassar, appunto a Borgo Maggiore, proprio per introdurre quella che è l'iniziativa e quelle che sono le finalità. Non ti vorrei rubare troppo, diciamo, le parole per questa iniziativa. Aggiungo soltanto, prima di lasciarti la parola per presentare meglio di come riesco a fare io questo vostro impegno, il fatto che in descrizione ho inserito un link in descrizione su Facebook nel primo commento, amici di Instagram, purtroppo i link qui non ci sono, non funzionano, però potete comunque raggiungere i link che ho detto sulla diretta Facebook. Però appunto trovate il bando, diciamo, appunto lo statuto dell'associazione che si sta appunto creando, Volontari Civici nei Castelli, Voci nei Castelli di San Marino, e anche appunto il modulo per prendere parte appunto a questa associazione. Ti lascio direttamente la parola. Grazie Paolo. Sì, il 13 marzo abbiamo fatto, diciamo, la prima presentazione con tutti i capitani di castello, quindi la sala Giocassar. Adesso il 28, quindi giovedì, ci sarà la seconda presentazione che facciamo al centro sociale di Dogana, quindi se qualcuno poi ha anche delle domande o vuole gli viene anche in mente qualcosa a distanza di tempo, sa che giovedì sera dalle 9 può venire al centro sociale di Dogana. Qualche anno fa, parlando con i colleghi capitani, è venuto fuori un po' un'esigenza che era di tutte le giunte più o meno, e cioè quella di cercare di permettere ai nostri volontari, i volontari che sono nei vari castelli, comunque le persone che si danno da fare anche se non fanno parte di un'associazione o non figurano, no, in qualche modo strutturato anche come volontari, la possibilità di poter essere operativi, perché quello che ci siamo resi conto è che abbiamo tantissime persone con tantissime idee, con tantissima disponibilità, con tantissimo spirito, con tantissima forza, con un sacco di tantissimi e questa cosa è fondamentale, perché sono delle risorse importanti, e ci siamo resi conto che nel momento in cui però queste risorse non riusciamo a sfruttare, lo metto tra virgolette, e in senso positivo, perché chi mette a disposizione il proprio tempo naturalmente viene sfruttato, perché è un regalo che viene fatto, ma viene fatto in un senso di comunità. Ecco, ci siamo resi conto che alcune volte non riuscivamo a permettere a quelle persone di fare e di dedicarsi nel modo in cui avevano voglia e comunque con le possibilità che avevano, perché quando la giunta organizza qualcosa, quando le varie giunte organizzano qualcosa, è il capitano, sono i membri di giunta che in qualche modo trascinano, e rende anche un po', sotto un certo punto di vista, negativamente vincolati alla giunta stessa. Quindi prima di avere un'iniziativa, prima di prendere un impegno, prima di fare qualsiasi cosa, il volontario è lì bloccato che aspetta che qualcuno gli dia l'indicazione di fare. E naturalmente si sa che non si può arrivare dappertutto, e tante volte ho visto quindi volontari che con tanta voglia di fare, che erano lì un po' zoppi nella loro possibilità. Quindi ne abbiamo parlato in consulta delle giunte, che è la riunione di tutti i capitani di castello, ne abbiamo parlato un po', abbiamo cercato di capire se c'era una qualche possibilità, abbiamo portato fuori un'idea che esiste già, non abbiamo scoperto l'acqua calda, tra virgolette. A Rimini, ad esempio, è nato Civivo qualche anno fa,
Noi abbiamo preso spunto dalle associazioni di volontariato che sono già esistenti e naturalmente abbiamo parlato anche con chi le vive, quelle associazioni, con diciamo anche l'assessore che sta dietro a tutte le attività, in modo tale che avessimo degli spunti di riflessione su quali potevano essere anche degli inghippi che si potevano incontrare, quali potrebbero essere delle problematiche e naturalmente come poterle sviluppare. Quindi apprendendo dagli errori. Errori o comunque dalle problematicità che si sono incontrate. E secondo, abbiamo fatto una considerazione che è quella che sul territorio manca una proloco. Sapete che sai che in tutte le città esiste una proloco che collabora con il comune, che collabora con le istituzioni, che collabora con la parrocchia, che collabora con le società sportive. E che serve a far sì che il territorio possa funzionare. Noi abbiamo una proloco a San Marino, nel senso che l'ufficio del turismo ha una funzione che è molto simile a quella della proloco, ma sfortunatamente non riesce probabilmente ad arrivare ovunque, anche perché si concentra giustamente su quelle che sono le attività più legate al turismo, legate all'immagine anche del territorio, spesso e volentieri nel centro storico, non sempre, ma spesso e volentieri nel centro storico. E quindi effettivamente una struttura che è di proloco non l'abbiamo. Noi abbiamo deciso quindi di provare con questa associazione che da una parte è un'associazione di volontariato, dall'altro al suo interno, come si vede dallo statuto, ci sono dei contenuti che sono proprio di quelle che sono le strutture delle proloco italiane, in modo tale che si possa ottenere una buona miscela tra queste due realtà e ottenere un risultato che a nostro avviso, al pensiero di tutti i capitani, è un'ottima risorsa. Cosa succede? Noi adesso dovremo a breve, e io considero di non andare oltre, abbiamo parlato anche con gli altri capitani, di non andare oltre metà aprile, dovremo uscire effettivamente con la firma dello statuto, perché non l'abbiamo firmato fino ad ora, al di là che probabilmente ci sarà una modifica, manca la data di scioglimento, sai che negli statuti deve essere presente anche la data di scioglimento e quindi ci sarà una modifica sullo statuto. E abbiamo detto, nel momento in cui lo firmiamo deve essere già definito il direttivo, ma se non abbiamo i soci, nel momento in cui lo firmiamo il direttivo diventano i firmatari dello statuto, quindi i capitani di castello diventano anche membri del direttivo. E per noi era sbagliato, cioè siccome deve essere legato alle giunte di castello, ma deve essere indipendente dalle giunte di castello, perché proprio per la motivazione di cui sopra, del fatto che devono essere autonome le persone, abbiamo bisogno che nel direttivo possono esserci anche dei membri legati alle giunte, ma abbiamo bisogno che nel direttivo effettivamente la componente principale sia fatta di volontari, di gente che mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie risorse, la propria voglia, decide di prendersi sulle spalle, questa opportunità. Quindi adesso stiamo raccogliendo i soci, o meglio, una preadesione, perché poi i soci saranno effettivamente nella definizione e nell'attivazione dell'associazione. Quindi è una preiscrizione. E sul Castello di Serravalle abbiamo già 10-12 preiscrizioni, preadesioni. Naturalmente io posso parlare del Castello di Serravalle, anche sottolineo il link è del Castello di Serravalle, ma non perché è il Castello di Serravalle che è il riferimento, è solo per una questione di comodità che adesso Paolo voleva un link dove scaricare. Probabilmente se andate sui siti di tutti i castelli o sulle pagine Facebook di tutti i castelli troverete un riferimento simile dove rimanda la scheda, oppure contattando i capitani di castello, i consiglieri delle varie giunte, sicuramente vi danno le stesse indicazioni. E quindi è solo per comodità. E quindi dicevo, è importante che non siamo noi, perché quella sua autonomia deve essere anche al di là della giunta. Noi nel 2025 scadiamo, un po' come la marmellata, scadendo dovrà essere continuativo, non dovrà essere la giunta e i capitani di castello che devono in qualche modo sempre finalizzarsi, ma l'associazione, come associazione indipendente e come associazione autonoma, avrà accesso a quelle che sono, ad esempio, gli spazi che sono dei castelli, la sala del castello, piuttosto che se ci sono sale polivalenti, strutture che comunque sono annesse o comunque a utilizzo delle giunte di castello. Ecco, l'associazione da statuto ha accesso a queste sale. Naturalmente dovrà essere fatta una richiesta e quindi sul calendario vedere se è occupato o meno, ma comunque c'è sempre una disponibilità delle sale e quindi vuol dire che l'associazione ha tanti spazi che può mettere in gioco, ha tanti spazi a cui può riferirsi. E avrà, tra virgolette, le spalle coperte per quelli che sono i costi, perché
perché il costo del commercialista, il costo della burocrazia, il costo dell'assicurazione sarà sempre a gestione delle giunte di castello, e quindi naturalmente viene sgravata l'associazione di quelli che sono le spese vive, e quindi ha subito una buona possibilità di mettersi in gioco. Dicevo, a Serravalle abbiamo un 10-12 iscritti e spero che ne arrivino anche altri, probabilmente avremo una cosa simile negli altri castelli. Entro metà di aprile vogliamo indire un'assemblea, anche se ancora non è assemblea perché non è l'associazione, definire quello che sarà il direttivo, quindi parlando le persone che saranno disponibili, daranno la disponibilità per far parte del direttivo, ci sarà una prima votazione, quindi per far partire questo direttivo, e con quel direttivo potremo a quel punto firmare lo statuto. Firmiamo l'apertura dell'associazione, che sarà a firma di tutti i capitani di castello, quindi di tutte le nuove giunte, proprio perché quella firma di inizio dell'associazione vuole rappresentare il fatto che c'è un legame tra l'associazione e le giunte di castello, e che è un legame innegabile, sia noi che la fomentiamo, no? Che vogliamo che questa cosa funzioni, e quindi da quello poi partirà tutto il resto. Quindi faccio un appello subito, venite a iscrivervi. Esatto, come vi ho detto il link è qui sopra su Facebook in descrizione nel primo commento. Intanto io saluto, è venuto a salutare Alessandro Canini che abbiamo ospitato venerdì scorso. Ecco, chi salutavi quando Sì, non volevo interrompere, però un saluto gliel'ho voluto fare, visto che l'abbiamo ospitato venerdì scorso. E ringrazio anche Zank808 che ci ha seguito qui su Instagram, e anche quelli che ci stanno seguendo su Facebook. Comunque diciamo che stiamo parlando comunque di uno strumento, se vogliamo dire, di solidarietà comunque, in qualche modo. Assolutamente, sì, certo. È quello che, diciamo che, sono due per me gli aspetti fondamentali che devono esserci in una città perché possa funzionare, e in un paese perché possa essere reso, tra virgolette, civile. Uno è quello dei luoghi di incontro, inteso come spazi, ambienti, non so, le ciclopedonali, i parchi, no? quei luoghi che devono essere di condivisione, di socialità. E l'altro è la sussidiarietà, cioè la possibilità che io sia insieme a te e tu possa essere insieme a me in quel contesto di crescita. E quindi questo è abbiamo entrambi all'interno dello statuto, come dicevo prima, i luoghi, che sono i luoghi messi a disposizione dei castelli, e l'altro è la disponibilità delle persone. Esatto, tra l'altro vedo anche che qui c'è scritto che la sede, diciamo, dell'associazione sarà anche la consulta, bene o male, quindi sarà a disposizione anche essa per gli incontri, appunto, di questa associazione. Poi una domanda che imponevo io, dopo, a livello, diciamo, di tempistiche, quale potrebbe essere l'impegno richiesto eventualmente da un volontario? È una domanda che mi sorge. Naturalmente, più tempo si dedica, meglio è, no? Scherzo. Essendo volontariato, il volontariato è basato proprio sulla disponibilità, quindi sulla persona che mette a disposizione il proprio tempo. Ci sarà sicuramente la persona che è presente due volte all'anno in due manifestazioni particolari, o piuttosto che in due manifestazioni un'assemblea, perché naturalmente l'assemblea è l'aspetto più importante dell'associazione in sé, ed è importante che ci sia. E ci sarà quella persona che magari dedica anima e corpo perché ci crede, perché prende un progetto, lo prende, lo segue, e magari sul 365 giorni ce ne dedica 100 di giorni, non dico 24 ore su 24, però perché ogni tanto gli viene in mente qualcosa e si dedica a riuscire a portare avanti quel suo pensiero che è stato condiviso in assemblea e che il direttivo quindi ha appoggiato. E quindi massima libertà, ci può essere quello che ci sta 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, spero di sì, ma spero anche di no, perché sarebbe forse eccessivo, e quello che viene due volte all'anno. Il volontariato è questo, è utile anche quello che viene due volte all'anno, perché mi immagino che possono esserci degli eventi, delle manifestazioni o delle situazioni particolari in cui serve la presenza di molte più persone rispetto alla normalità, e quella persona che viene due volte all'anno in quell'occasione lì è fondamentale, e quindi è ben riconosciuto, ed è importante che ci sia anche quella persona che non riesce a dedicare un tempo infinito, ma un tempo molto limitato, quindi massima libertà.
Certo, comunque diciamo che questa esperienza in qualche modo estende, diciamo, agli altri castelli, quella che è anche un po' l'esperienza che abbiamo anche un po' raccontato proprio di volontariato che c'è a Serravalle in qualche Sì, no, non modo. solo Serravalle, nel senso che Sì. tutti i castelli hanno le loro fondamenta di volontariato e naturalmente di sostegno. Forse Serravalle è il castello più grande, Le è mette in quello. rete, diciamo, Lo comunque. mettiamo in rete, esatto, quindi facciamo sì che sì al campanilismo. Io sono contentissimo del campanilismo, ma la Repubblica di San Marino ha bisogno di tutti indistintamente. Assolutamente, poi anche noi comunque crediamo molto al fatto che si metta, come dicevo adesso, in rete quello che sono le varie realtà, anzi, comunque la coesione, perché comunque i progetti vadano a buon fine, è indispensabile in qualche modo, insomma. E poi in una realtà come la nostra, forse anche di più in qualche modo. Sì. Bene, e abbiamo detto appunto, ripeto intanto che per le informazioni e adesioni appunto il link l'abbiamo inserito qui in descrizione nel primo commento sulla diretta su Facebook, ci sarà anche su YouTube, ricordiamo appunto che il 28 alle, a che Alle ora? Il 9. 28 marzo alle 9 presso il centro sociale di Dogana ci sarà appunto un ulteriore incontro per approfondire, per fare altre domande che magari non potete fare adesso perché state vedendo la puntata in differita, potete comunque partecipare a questa occasione. E io non aggiungo altro, appunto ringrazio appunto Roberto Ercolani per essere stato qui con noi. Grazie a te Paolo, grazie a tutti gli ascoltatori e a tutti i partecipanti, ma naturalmente a tutti quelli che ci daranno una mano, anche a quelli che ce la daranno più avanti. Assolutamente, e grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento su Radio Web in volo. E mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividetela e lasciate un mi piace. E scriveteci qui nel commento appunto cosa pensate di questa iniziativa. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. La voce del tuo castello. Notizie e informazioni dal territorio. Oh che bel castello! Su Radio Web in Volo.